Grazie. telefono. Aspetta un attimo, adesso ecco la connessione. Benissimo. Chiudi il Va telefono e buona bene, live. ciao. Buongiorno, sono Mirella Palla. Oggi facciamo il terzo incontro e vorrei iniziare con il ricordo. Oggi è il ricordo della dipartita di Elena Petrovna Blavatsky, che è mancata l'8 maggio del 1891. Quindi oggi tutti i centri di teosofia ricordano questo momento per onorarla e ringraziarla di quello che è stato il suo percorso di ricerca. Vorrei iniziare con questo, con queste due letture, che sono quelle che Madame Blavatsky ha scelto, ha comunicato come desiderio di lettura nel ricordo del giorno della sua dipartita. Allora, il primo sono due testi. Uno è La luce dell'Asia, ed è questo. Madame Blavatsky a suggerire la lettura di questi frammenti. Allora, ascoltate. Io vi insegnerò la verità. Più in basso della terra, più in alto dei cieli. Al di là degli astri estremi, oltre la dimora di Brahma, prima di ogni principio e senza un fine. Certo come la certezza ed eterno come il mondo. Vi è un potere divino che incessantemente si muove al bene. Soltanto le sue leggi durano. Tale potere vivifica le rose perché esse fioriscano. E la sua mano plasma le foglie di loto. Nell'oscurità della terra e nel silenzio dei semi, tesse le vesti pompose della primavera. Esso colora le nuvole splendenti della sera e le penne del pavone frangiate di smeraldi. Dimora negli astri, sono suoi schiavi la pioggia, il vento e il baleno. Dal lavorio misterioso esso trae e forma il cuore umano, così come dalle tinte dell'ottusa conchiglia trae i colori del variopinto collo del fagiano. Con costante lavoro esso volge l'ira e la vendetta verso l'amoroso sentiero della pace. Mi permetto di leggerla ancora una volta. Proviamo ad ascoltarla ora non con la mente, ma col cuore. E sentiamo che in queste righe c'è una sintesi di che cos'è la teosofia o saggezza divina, questo anelito. Proviamo a sentirlo col cuore. Ascoltate, io vi insegnerò la verità. Più in basso della terra, più in alto dei cieli, al di là degli astri estremi, oltre la dimora di Brahma, prima di ogni principio e senza un fine, certo come la certezza ed eterno come il mondo. Vi è un potere divino che
che incessantemente si muove al bene. Soltanto le sue leggi durano. Tale potere vivifica le rose perché esse fioriscano e la sua mano plasma le foglie di loto. Nell'oscurità della terra e nel silenzio dei semi tesse le vesti pompose della primavera. Esso colora le nuvole splendenti della sera e le penne del pavone frangiate di smeraldi. Esso dimora negli astri. Sono suoi schiavi la pioggia, il vento e il baleno. Dal lavorio misterioso esso trae forma al cuor umano. Così come dalle tinte dell'ottusa conchiglia trae i colori del variopinto collo del fagiano. Con costante lavoro esso svolge l'ira e la vendetta verso l'amoroso sentiero, verso il sentiero della pace. Un altro scritto è sono alcuni sloka, alcuni versi nella Bhagavad Gita. Arjuna chiede a Krishna: O Signore, quali segni contraddistinguono colui che ha trasceso le tre qualità? Le tre qualità sarebbero le tre qualità in una. Qual è il suo comportamento? Come fa ad andare oltre una? Il Signore Beato disse: O Pandava, colui che non aborrisce la presenza dei guna e dei loro effetti, illuminazione, attività e ignoranza, né deplora la loro assenza, che rimane indifferente e non turbato dalle tre qualità, realizzando che esse soltanto operano nella creazione, con la mente che non oscilla, ma sempre centrata nel sé. Uguale nel piacere e nel dolore, nella lode e nel biasimo, ben saldo nella sua natura divina, guardando con occhio equanime un pezzo di terra, una pietra e l'oro, uguale nella sua attitudine verso persone ed esperienze. Verso piacevoli e spiacevoli emozioni, fermo di mente. Uguale nell'onore e nel disonore, trattando allo stesso modo l'amico e il nemico. Quindi abbandonata ogni illusione di essere la persona che agisce, questo è colui che ha trasceso le tre qualità. Chi mi serve con ferma devozione trascende guna ed è qualificato a diventare Brahman. Poiché io sono la base dell'infinito, immortale e immutabile, e dell'eterno Dharma e della beatitudine assoluta. I guna, queste tre qualità, è un'energia avvolgente che avvolge tutte quante le cose.
Prakriti, forza motrice primordiale. Purusha, spirito puro. Prakriti e Purusha insieme, due forze. Iguna, qualità del mondo materiale manifesto, che influenzano i pensieri, i nostri pensieri, le nostre azioni, la nostra vita, e sono divisi in sattva, raja e tama, tamas. Sattva corrisponde all'intelligenza, all'equilibrio, allo stato di purezza, allo stato di luminosità all'interno dell'essere. Rajas è la qualità del movimento, è la parte che crea la trasformazione, è l'aspetto che provoca anche il conflitto, questo o quello, bene o male, chiaro o scuro, odio o amore, voglio questo, no, voglio quell'altro. Tamas è la parte dell'oscurità, la parte oscura che c'è dentro di noi, la parte fredda, la parte inerte, la parte pesante, lenta. Queste parti costituiscono per noi, nel momento in cui le incontriamo, il passaggio dallo stato materiale allo stato spirituale. Sentiamo Guna, proviamo a percepirla dentro di noi, questa energia, questi aspetti, chiamiamole queste qualità, che ci danno la possibilità di conoscere le nostre parti, di conoscere come ci muoviamo nella vita, di conoscere il posto che ci diamo nella vita, che cosa ne facciamo di questa vita, e ci permettono di sentire se abbiamo una connessione con il trans oltre, il transpersonale oltre noi, e su quali parti siamo fermi. Come ho già detto la volta scorsa, come ruolo nella vita, sono una psicoterapeuta. E la conoscenza della teosofia e di Madame Blavatsky sono per me un percorso continuo di conoscenza per non perdere di vista il punto essenziale che dà un senso a quella che è la vita di ognuno di noi. Nel mio essere psicoterapeuta tengo conto, per la formazione che ho avuto attraverso la scuola San Giuliana, che ho conosciuto quando avevo 16 anni, e attraverso la scuola teosofica, grazie a una mia zia, tengo conto che la materia non può stare senza lo spirito, anche se tendiamo a dimenticarlo e tendiamo ad esprimere la nostra arroganza, la nostra superbia
il nostro individualismo. E poi a un certo momento della vita ci accorgiamo che qualcosa non va. Nei pazienti che incontro non è soltanto incontrarli nell'evidenziare quelle che sono le parti di disagio e ascoltare certamente le parti di disagio, ma è evidenziare che non sono solo disagio, che la materia, il corpo fisico, la mente materiale è entrata nel disagio e che spesso prende il sopravvento e diventa un falso io dominante. Ma nel momento in cui prendiamo atto che non siamo solo quello, non siamo solo questo disagio, non siamo solo questa materia, ma che in noi è presente questo essere infinito, questa saggezza divina, ma non saggezza come presunzione, ma coscienza infinita, conoscenza infinita, sapienza infinita, non grazie a noi. Quindi lasciamo andare la superbia, ma sentiamo che noi deriviamo da quello. E il termine Tatuan Isi, tu sei quello, è quello che dovrebbe accompagnarci in ogni istante della nostra vita. E con i pazienti che incontro, questo Tatuan Isi è un punto terapeutico di cura. Ricordati, ricordiamoci che il disagio prende sopravvento dalla separazione con la connessione con questo stato oltre noi. Ed il disagio è una voce che ci parla e che ci permette di renderci conto di dove siamo, di cosa stiamo facendo, su quale strada stiamo camminando, quanto ci siamo allontanati da quello che è la radice dentro di noi. In una seduta questa mattina con un paziente mi è venuta in mente la simbologia dell'acqua e ho pensato a quest'acqua, alla nascita del Po, a questa discesa dal Mondiso, un'acqua in quel momento pura, trasparente, che man mano che si muove nel suo percorso accumula tutto quello che incontra. E quando arriva nella nostra acqua del Po qua, ecco che ha perso quella trasparenza, però lei continua ad essere quell'acqua del Mondiso. Ed occorre ricordare questo, per cui di fronte a qualunque disagio sentiamo che quel disagio ha preso il sopravvento, in qualche modo c'è stato un allontanamento da questo sé presente unito al sé transpersonale. Ma quindi la disattenzione, la perdita di attenzione non ci ha più permesso di renderci conto di che cosa stavamo facendo e di che cosa stavamo incontrando. Per cui lentamente siamo entrati in quello stato e ci siamo vestiti di quello stato. Però nel momento in cui prendiamo atto di questo, e ce lo ricordiamo e sentiamo che è come l'acqua che arriva nel Po di Torino, forse è più sporca e contaminata perché ha raccolto, si è fatta toccare
però nel suo interno, nella sua anima, continua ad avere quella purezza. E l'essere umano ha a disposizione delle parti, delle possibilità che gli possono permettere di ritrovare quella integrità e quella purezza iniziale. In questi incontri, mentre comunico con voi dando onore ad Elena Petrona Blavatsky, desidero seguire, oltre a quello che questa donna ci ha passato e comunicato, anche quella che era una sua volontà. Non aveva bisogno di essere un idolo per le persone o che la teosofia portasse il suo nome, ma desiderava che attraverso le sue ricerche l'essere umano si aprisse, si svegliasse, si rendesse conto a tutte quelle parti, a quelle meravigliose parti che ha dentro, tanto quelle positive quanto quelle negative, perché è proprio su questi due poli opposti, il bene e il male, Dio e il diavolo, che si regge il mondo. Ed è attraverso l'incontro dell'ombra e della luce che l'essere umano entra nella realtà della vita. Ed è come una camminata in montagna. Desidero andare lassù e arrivare su quella cima. Però per arrivare là occorre che io passi attraverso momenti diversi, attraverso un'esperienza diversa, una strada più lieve oppure più faticosa, a seconda dei momenti. Però so che l'obiettivo è quello di arrivare là, di andare là. Altrettanto la nostra vita dipende dal progetto, dipende da quel che vogliamo e soprattutto da quello che siamo in grado di volere, distinguendo quella che è una volontà egocentrica da quella che è una volontà transpersonale. Non sempre quel che vogliamo va a buon fine. E se provassimo a chiederci il motivo di questo, anziché arrabbiarci, potremmo comprendere che forse c'è qualcos'altro, qualcun altro, che ci sta aiutando ad andare verso quel punto armonico, equilibrato. Nelle volte precedenti, nei due incontri precedenti, ho parlato di Elena Petrona Blavatsky, quindi dei suoi percorsi, nata nel 1831, morta nel 1891, nel 1875 ha fondato la Società Teosofica a New York insieme al colonnello Olcott. Due anni dopo ha scritto L'Iside svelata, che è proprio questa ricerca con tutte le varie conoscenze del mondo, a seconda dei vari popoli del mondo, da quello che erano animati nel vedere come si muovevano verso la ricerca della verità. E su questo testo, ecco, viene presentato tutto questo. Poi parte per l'India e ad Adyar fonda questo quartier generale della Società Teosofica. Rimane tre anni in India e poi ritorna a Londra, dove scrive la Dottrina Teosofica, la chiave della teosofia,
e la voce del silenzio. Abbiamo, ho detto, ho parlato del significato di teosofia come anelito verso questo infinito e verso questa origine non manifesta che contiene dentro il suo essere questa forza, questa grande forza, questa grande energia, questa sapienza. Ma non è la nostra sapienza, no, no, non è quella alla quale noi diamo valore. La sapienza divina si apre ad un infinito, lasciando andare i pregiudizi, i condizionamenti, il senso di bene e di male in forma moralistica, ma come l'espressione totale di un qualcosa che compone questo infinito dove non c'è nulla da escludere. Ho parlato della società teosofica come un centro di incontro tra le persone derivanti da qualunque credo, da qualunque formazione culturale, da qualunque ruolo svolgano nella vita, dove non c'è differenza, perché indipendentemente da quello che ognuno di noi ha potuto fare o è stato chiamato a fare, che quella non è una differenza dell'anima, ma è semplicemente la differenza di un percorso di vita attraverso il quale passiamo. Ma ricordiamoci che come per andare su montagna, per arrivare su quella cima, occorre passare attraverso momenti in cui troviamo i fiori e il profumo dell'erba, e poi troviamo sassi e momenti difficili da scalare. Altrettanto nella nostra vita non sta bene e non è bene chi vive solamente senza il dolore, ma è bene chi vive nel bene e nel male, ma si lascia vivere in quello che succede ed accoglie quello che c'è. La società teosofica tende a portare avanti quelli che sono i principi di Madame Blavatsky e soprattutto a dare importanza allo studio e alla ricerca. Proprio con un'altra paziente parlavo dell'importanza del conoscere e l'importanza dello studiare, che non vuol dire la laurea, non sono le lauree che ci portano a conoscere. Occorre vedere cosa noi ne facciamo di quegli studi, l'apprendere, poi occorre venga trasformato, perché è come se pensiamo a un cammino, la legna che mettiamo nel cammino non rimane legna, altrimenti non servirebbe a darci calore. Il gesto di mettere della legna nel cammino è un primo gesto per alimentare qualcosa affinché prenda forma e si trasformi in qualcos'altro e serva a noi. Grazie.
No, c'è scritto, non vedo più niente, c'è scritto spiacenti, stiamo riscontrando problemi nel tentativo di No, si riprodurre. vede. Ah, quindi mi stanno vedendo anche che sto telefonando adesso. E io però non vedo più niente, cosa faccio? Ma Continua? io ti vedo. Io Non ti c'è. vedo, sei in diretta. E qui però vedo tutto lo schermo scuro. Io continuo, se no, fammi sapere qualcosa, io vado avanti. Sì, vai avanti perché guarda che noi ci vediamo. Bene, ok. Scusate, ma ho uno schermo nero davanti con su scritto spiacenti, stiamo riscontrando problemi nel tentativo di riprodurre questo video. Per cui, allora, riprendendo la metafora dell'acqua o di questo ceppo, sentiamo che introdurre un ceppo in un cammino non è sufficiente. Occorre che ci sia un incontro e una trasformazione. Anche questi incontri, mi piacerebbe, il mio desiderio sarebbe questo. Di non stare solo sulla teoria, a parte che non ce la farei, ma di fare sì che quello che emerge da questo momento fosse, come dire, mangiato, alimentato, diventasse un alimento e poi in qualche modo ruminato. Nel far sì che arrivi profondamente ad ogni nostra cellula e alla nostra anima, affinché questo ci aiuti nel muoverci di ogni giorno a sviluppare questa consapevolezza e questa coscienza. Il fine della teosofia è entrare nella coscienza. Entrare nella coscienza attraverso la conoscenza e sentire di ricevere la saggezza, entrare nella saggezza. A volte cerchiamo fuori noi tutto quanto, sentendo che è fuori, ma come ho già detto la volta scorsa, quello che io vi sto dicendo cambia solo in una cosa, che forse avrò letto, studiato un po' di più la teosofia per quelli che non la conoscevano, ma non sono parole astratte e non sono parole nuove, perché se ognuno di voi entra dentro di sé, e fa silenzio e contesto la voce del silenzio, sente che ogni parte le parla nello stesso modo in cui io vi parlo. Quindi è un momento insieme che va bene per voi, e lo spero, e va molto bene per me, perché mi fa fermare, pensare a quel che dico, alle parole che uso, perché anche le parole usate fanno parte della teosofia. Non appartengono solo alla teosofia certi aspetti e certe modalità. Appartiene tutta la nostra vita. Non appartiene solo una parte di noi, solamente. Appartiene anche il nostro corpo, la relazione che abbiamo con il nostro corpo. Appartiene il nostro modo di pensare, che tipo di mente abbiamo. Appartengono le nostre emozioni. In che modo ci rapportiamo con quello che sentiamo? E quando parliamo di amore,
Che cos'è l'amore? L'amore della mente, quello che ci è stato passato, quello che è teorico, o l'amore non ha bisogno di essere spiegato e forse non ha bisogno di mente. Sarebbe sufficiente entrare nel silenzio e lo si trova e soprattutto ci accorgiamo se ci muoviamo nell'amore o nel non amore. Ho pensato oggi di entrare in relazione con il sigillo teosofico, con il simbolo. Non so se lo conoscete, però proviamo a vederlo insieme perché è importante anche conoscere il significato simbolico di questo sigillo. Allora, il sigillo teosofico, il simbolo, è composto da un cerchio che è l'immagine di un serpente. All'interno del cerchio ci sono due triangoli, uno nero e uno bianco. Quello bianco sono due triangoli equilateri che sono sovrapposti fra di loro. Quello nero ha la punta verso il basso e quello bianco ha la punta verso l'alto e forma una stella che viene vista come la stella di Davide. Il triangolo bianco rappresenta questo anelito verso l'alto, verso il sé superiore. E il triangolo nero è questa discesa, questo l'essere che va verso l'alto, questo io o sé inferiore che va verso l'alto e si incontra con io o sé superiore. Quindi l'io o sé transpersonale che si incontra con l'io o sé, l'io o sé personale che si incontra con l'io o sé transpersonale. Al centro c'è una croce ansata che rappresenta la risurrezione. La materia in relazione con lo spirito e lo spirito che sorge da questa materia. Questo incontro tra Prakriti e Purusha. E in questo incontro è una fusione di amore che dà un sentire, che è un accordo, un suono. Una musica. Poi, il serpente. Il serpente è considerato il simbolo della saggezza,
Gli indiani lo chiamano Naga, il saggio. Un serpente che si morsica la coda e crea un cerchio. Il cerchio come simbolo dell'eternità. Il principio e la fine. Alfa e Omega. Poi c'è alla cima questa svastica, che non ha nulla a che fare con i momenti politici passati e attuali. Svastica, lassù, intesa come il significato di benedetto. E vastica, qualcosa, ecco, del prosperare, sii prospero nella vita, prosperare, dare frutti, che prende in atto il senso della evoluzione, della creazione e della dissoluzione. Sopra a questo simbolo troviamo il segno Aum, che nello yoga è considerato un mantra, una vibrazione sacra, che rappresenta il Logos, il creatore dell'universo. Così è. Non possiamo fare altro se non entrare in questo sentire, così è. Intorno al cerchio c'è una scritta: non vi è religione superiore alla verità. Vorrei ancora dire questo. Teosofia. Stato che ci permette di sentire che la materia ha una sua coscienza. E che la materia dovrebbe tenere presente, quindi la scienza dovrebbe tenere presente che la materia, avendo una sua coscienza, non è qualcosa di morto, ma è qualcosa di vivo e pulsante, che a seconda della sua relazione e di questa unione con lo spirito produce effetti diversi. Nel momento in cui ci muoviamo nel mondo come materia morta, produciamo morte. Nel momento in cui ci muoviamo nel mondo, in qualunque cosa noi facciamo a seconda del ruolo che occupiamo, delle situazioni che abbiamo intorno, con le persone con le quali siamo, se dentro di noi c'è questa connessione, o perlomeno lo spirito è dentro di noi, dipende da quanti strati abbiamo messo su questo spirito, intendo come quante identificazioni abbiamo fatto con tutto quello che c'è intorno a noi, per cui questa voce del silenzio non viene più sentita e noi ci muoviamo condotti dalla materia.
Scusate. È ben diverso essere condotti dalla materia morta da essere condotti da uno spirito vivo, creativo, che si esprime nella sua totalità e nelle sue infinite sfumature. Tutto questo, come ho già detto prima, è inutile cercarlo fuori. Non c'è nulla fuori che ci può dare un simile sentire, provare. Ogni essere, ognuno di noi, essendo figli di questo infinito non manifesto, nel momento in cui si manifesta, porta con sé tutte le caratteristiche. Siamo noi che le perdiamo. Siamo noi in qualche modo che ci creiamo questa sofferenza che è dettata dalla distrazione, dalla perdita di contatto, dalla perdita di presenza. Coscienti, essere coscienti, non vuol dire pensare, vuol dire che anche la nostra mente dovrebbe entrare in questa coscienza. La coscienza non è la mente. Nel momento in cui noi diventiamo coscienti e consapevoli, ci accorgiamo pienamente di quel che stiamo facendo. E allora sì, che possiamo girare nel mondo, girovagare nel mondo come orfani, alla ricerca di un qualcosa che ci dia piacere. E poi sentire che questo piacere, per qualunque cosa noi possiamo incontrare di meraviglioso, questo piacere rimane così e poi si perde e non è continuo. Ma nel momento in cui ci connettiamo col nostro interno, e quindi non solo con la nostra anima, ma quella che è l'anima del mondo, anima mondi, ecco che qualcosa si sveglia in noi, qualcosa guarisce in noi ed è una cura. Però questo dovrebbe partire dall'esperienza. Nei prossimi incontri, vedrò quando sarà il caso, vorrei parlarvi di quello dei testi, partendo anche da quelle che sono le stanze di Tiziano, che sono momenti di passaggio da uno stato all'altro, in cui Elena Petrovna Blavatsky ha diviso tutta quella ricerca che riguarda il cosmo, quindi come si è formato, fino ad arrivare all'uomo, all'umanità. Questo lo faremo man mano che entreremo dentro a questo percorso e quando sentirò che sarà il momento di accoglienza di questa conoscenza non solo teorica. Penso che per oggi possa andare bene così, perché vorrei terminare con una, ancora sempre con una meditazione, e con una cosa che mi è venuta in mente questa. La scorsa volta ho parlato dell'ottuplice sentiero di Patanjali. La teosofia, la ricerca di Madame Blavatsky, ecco, raggruppa tutte queste conoscenze, per cui anche cioè, la filosofia orientale, gli yoga, che può essere appunto, come ho detto in passato, l'hatha yoga, lo yoga che riguarda il fisico, ma non il fisico inteso soltanto nel movimento fisico, ma quella che è la parte fisica dell'essere con tutte le sue cellule. Il Raja Yoga,
inteso come yoga regale, che eleva la nostra mente oltre alla mente materiale. Aurobindo, nelle sue ricerche, nei suoi testi, parla di sovramente, che è un qualcosa che va oltre al mentale e ancora oltre a quella che è l'intuizione. Il karma yoga, la legge del karma, il senso dell'azione che compiamo, e tutto il mondo è sottoposto a questo cambiamento, proprio perché nel movimento, in ogni cosa che facciamo, noi creiamo, dalla nostra azione, creiamo una reazione. E questa reazione non è soltanto relegata nel nostro interno, nel nostro intimo o tra le persone, ma è come se fosse una vibrazione che si espande nel mondo intero, nell'universo intero. Per cui non pensiamo di muoverci pensando che quella cosa che facciamo si riferisce solo o tocca solo alcune parti vicine a noi, ma proviamo a sentire che tutto il nostro muoverci e il nostro modo di pensare, il nostro modo di sentire, il nostro modo di entrare in relazione con le emozioni, il nostro modo di gestirle, il nostro modo di rapportarci, il nostro modo di giudicare, il nostro modo di avere paura interviene e come un suono che si espande e tocca quello che c'è intorno a noi. Jnana Yoga, yoga della conoscenza, l'importanza dello studio, ma uno studio poi trasformato, digerito. Uno studio che per ogni persona, a seconda della sua tipologia e della sua personalità, crea un alimento specifico per quella persona. Bhakti Yoga, lo yoga della devozione, della gratitudine, lo yoga della mansuetudine. In un testo di una monaca benedettina, il titolo era Mansuetudine, il volto del monaco. Ma monaco, che cos'è monaco? Proviamo ad uscire fuori dal pensiero mentale, dal condizionamento mentale, da questa rigidità mentale, da quello che ci è stato passato, e proviamo a mettere in atto una meditazione riflessiva che parte dal nostro interno e ci fa andare oltre a quelli che sono i termini che conosciamo o le spiegazioni che siamo abituati a dare o quelle che ci sono state passate. Aprire le porte della conoscenza vuol dire anche rischiare, vuol dire anche mettersi in gioco, vuol dire non accettare le verità degli altri, vuol dire cercare qualcosa che risuona dentro di noi e poi certo verificarlo, metterlo in comunione, sperimentarlo e sentire se quello che parla dentro di noi è il distruttore o il creatore. Quando ho parlato degli yoga, ho parlato anche, appunto, come dicevo, dell'ottuplice sentiero di Patanjali, che ha messo a sistema quello che è un percorso di formazione per l'essere umano. E vi ho parlato di Yama e Niyama, i due primi gradini dello Yoga Sutra, che sono le astinenze e le osservanze. Poi però prosegue, ottuplice sentiero, otto gradini, Yama, Niyama, Asana, posizione. La posizione che può essere fatta durante una lezione di yoga sul piano fisico,
Ma non è solo quella, quella è la parte simbolica che passando attraverso il corpo noi ci alleniamo ad entrare in una posizione che dovrebbe essere stile Sukha, stabile, comoda e senza tensione. Ma questo ci permette contemporaneamente di vedere le posizioni che noi prendiamo nel mondo, se siamo in grado di prendere una posizione, se siamo in grado di stare in quella posizione. Se siamo in grado di vivere quella posizione e di accogliere quello che quella posizione ci porta. Quindi yama niyamasana, pranayama, direzione del respiro, l'importanza del soffio dentro di noi. La prima cosa che un bambino fa quando viene al mondo, respira ed entra nella sua individualità, nella sua autonomia. Poi avrà tante altre cose che non riesce ancora a fare, però respirando a questa autonomia nella vita. Pratyahara, yama niyamasana, pranayama, pratyahara, l'importanza dei nostri sensi esterni e la capacità di voltarli verso l'interno nel percepire quello che sentiamo. Dharana, la concentrazione, il punto importante dell'ottuplice sentiero, che nel momento in cui siamo in grado di fermarci, concentrarci, portare la mente verso un punto, andare verso una direzione. Allora possiamo sperimentare dhyana, la meditazione, che è l'ascolto profondo di un qualcosa che c'è dentro. E di nuovo ritorno alla voce del silenzio, la voce del silenzio che potrebbe essere contraddittorio. Una voce, il silenzio è una voce, ma non è la voce della nostra mente. E poi samadhi. Il samadhi è quello stato armonioso nel quale veramente sentiamo di stare bene, ma non quel bene che finisce dopo 2 secondi, ma è quel bene che ci porta a quello stato di pace e di armonia, dove non c'è più bisogno di altro, perché abbiamo incontrato tutto. Il prossimo incontro. Il prossimo incontro è il 22 maggio, venerdì 22 maggio. Ora entriamo in questo momento, in questo qui ed ora. Facciamo un profondo respiro. Lasciamo andare tutto il resto. Lasciamolo andare per questo momento. E sentiamo che incontriamo questo interno in noi.
Sentiamo il respiro. Lasciamo fare il respiro. Osserviamo come si muovono i pensieri della nostra mente. Lasciamo andare questi pensieri ed entriamo ancora di più nel presente. E sentiamo che incontriamo qualcosa dentro di noi. Qualcosa che normalmente nel rumore non riusciamo a scorgere. Lasciamo ancora fare per qualche istante. E ora facciamo un profondo respiro. E ritorniamo. Vi ringrazio e vi saluto.